Hello. Ciao, sono Bill Gates, presidente della Microsoft. In questo video vedrai il futuro. Chi è Bill Gates? Uno sviluppatore di software? Un uomo d'affari? Un filantropo? O un esperto di salute a livello globale? Questa domanda, una volta solo accademica, sta diventando molto reale per coloro che stanno cominciando a rendersi conto che l'enorme ricchezza di Bill Gates è stata utilizzata per ottenere il controllo su ogni aspetto della salute pubblica, della ricerca medica e dello sviluppo dei vaccini. E oggi che ci viene presentato il problema stesso di cui Bill Gates parla da anni, ci accorgiamo che questo magnate del software, senza alcuna formazione medica, sta usando la sua ricchezza per controllare il destino di miliardi di persone. Perché fino a quando non saranno tutti o quasi vaccinati a livello mondiale, non potremo tornare completamente alla normalità. Bill Gates non è un esperto di salute pubblica, non è un medico, non è un epidemiologo o un ricercatore di malattie infettive. Eppure, in qualche modo, è diventato una figura centrale nella vita di miliardi di persone, avendo la presunzione di dettare le azioni mediche che saranno necessarie affinché il mondo torni alla normalità. La trasformazione di Bill Gates da imprenditore informatico a zar della sanità globale è tanto straordinaria quanto istruttiva e ci dice molto su dove stiamo andando, mentre il mondo piomba in una crisi che non ha mai visto prima. Questa è la storia di come Bill Gates ha monopolizzato la sanità mondiale. Prima della sua trasformazione in un generoso filantropo, Bill Gates era ricordato dai più come uno spietato monopolista, condannato e multato varie volte per pratiche scorrette, sia in America che in Europa, poiché la sua azienda aveva sistematicamente violato le leggi antitrust. Per ricordare quanto fosse detestato dalla gente, rivediamo questo vecchio episodio del febbraio del 98, quando il nostro Bill andò in visita all'Unione Europea. La polizia e le guardie di sicurezza in Belgio sono state prese alla sprovvista oggi, da un attacco a uno degli uomini più ricchi del mondo. L'obiettivo era il presidente della Microsoft, Bill Gates, in arrivo per un incontro con i leader della comunità europea. Guardate cosa succede quando una squadra di sicari gli dà il benvenuto con una torta in faccia. Gates era momentaneamente e comprensibilmente scosso, ma non è stato ferito. Gli attentatori lo hanno colpito con altre due torte, prima che uno di essi venisse messo a terra e arrestato. Gli altri, almeno per il momento, sono fuggiti. Gates è entrato, si è pulito il viso e non ha rilasciato commenti. Mentre un tempo Bill Gates veniva detestato per l'enorme ricchezza accumulata con pratiche scorrette, oggi è salutato come un visionario, un benefattore che sta utilizzando il suo denaro per il bene dell'umanità. Bill Gates ha trascorso gran parte degli ultimi 20 anni a trasformare la sua immagine, da magnate del software a benefattore, attraverso la sua fondazione chiamata Bill e Melinda Gates. Questa è la più grande fondazione privata al mondo, con oltre 50 miliardi di dollari di fondi a disposizione, che vengono spesi in progetti di salute pubblica e sviluppo mondiale, per la crescita globale e varie altre iniziative sociali. La trasformazione di Gates è stata possibile grazie ad una raffinata e ben finanziata campagna di pubbliche relazioni. Bill Gates ha modellato la sua nuova immagine pubblica come quella di un moderno santo, attraverso una tattica semplice ed efficace: comprare pubblicità positiva. La fondazione Bill e Melinda Gates spende decine di milioni di dollari all'anno in partnership con i mezzi di informazione di tutto il mondo, comprando la copertura mediatica delle sue iniziative in ogni modo possibile. Gates finanzia il sito web The Guardian's Global Development. Gates finanzia la copertura stampa sanitaria globale di NPR. Gates finanzia il sito web Our World in Data, proprio quello che sta monitorando le statistiche e le ricerche sulla pandemia del coronavirus.
Gates finanzia la copertura stampa della BBC sulla sanità globale e sullo sviluppo, sia attraverso la sua organizzazione BBC Media Action che la stessa BBC. Gates finanzia la copertura stampa sanitaria mondiale su ABC News. In effetti è quasi impossibile trovare un aspetto della medicina globale che non sia stato raggiunto dai tentacoli della Bill e Melinda Gates Foundation. Fu proprio Gates, ad esempio, a sponsorizzare l'iniziativa che portò alla creazione di Gavi, la Alleanza per i Vaccini, una partnership pubblico-privata globale che riunisce sponsor statali e grandi aziende farmaceutiche, i cui obiettivi dichiarati includono la creazione di mercati dinamici per i vaccini e altri prodotti per l'immunizzazione. Come partner fondatore di questa alleanza, la Fondazione Gates ha erogato 750 milioni di dollari come finanziamento iniziale e si è impegnata a versare a questo gruppo un totale di oltre 4,1 miliardi di dollari. Gates ha finanziato la creazione di fondi globali per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, in una partnership pubblico-privata che funge da veicolo finanziario per i programmi governativi su queste malattie. Quando una partnership pubblico-privata di governi, enti sanitari mondiali e 13 importanti aziende farmaceutiche si sono riunite nel 2012 per accelerare i progressi verso l'eliminazione o il controllo di 10 malattie tropicali trascurate, ecco lì c'era la Fondazione Gates con 363 milioni di dollari di sostegno. Quando nel 2015 è stato lanciato lo strumento di finanziamento globale per donne, bambini e adolescenti, con lo scopo di investire miliardi di dollari in finanziamenti pubblici e privati per programmi globali e di salute pubblica, ecco lì c'era la fondazione di Bill e Melinda Gates come socio fondatore, con un contributo di 275 milioni di dollari. Quando la Coalizione per l'innovazione contro le epidemie è stata lanciata al World Economic Forum a Davos nel 2017 per sviluppare vaccini contro le malattie infettive emergenti, ecco che c'era la Gates Foundation con una bella iniezione iniziale di 100 milioni di dollari. E gli esempi vanno avanti all'infinito. Le impronte digitali della fondazione di Bill e Melinda Gates sono visibili su tutte le principali iniziative mediche globali degli ultimi due decenni. E oltre alle appariscenti partnership globali da miliardi di dollari, la fondazione sostiene anche centinaia di specifiche iniziative per paesi o regioni. 10 milioni per combattere un'infestazione di locuste in Africa, o 300 milioni per sostenere la ricerca agricola in Africa, che si sommano a altri miliardi di dollari. Non sorprende quindi che, oltre i 250 milioni di dollari che la Fondazione Gates si è impegnata a versare nella lotta contro il coronavirus, ogni aspetto dell'attuale pandemia di coronavirus coinvolge organizzazioni, gruppi di ricerca o individui con legami diretti con il denaro di Bill Gates. Fin dall'inizio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diretto la risposta globale all'attuale pandemia. Dal suo monitoraggio iniziale dell'epidemia di Wuhan e dalla sua famosa dichiarazione di gennaio che non c'erano prove della trasmissione da uomo a uomo, ai suoi briefing in diretta e alla sua regia della pianificazione delle strategie a livello delle singole nazioni, l'OMS è stata l'organismo che ha fissato le linee guida e le raccomandazioni che indirizzano la risposta globale a questa pandemia. Ma persino la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità dipende in larga misura dai fondi della fondazione di Bill e Melinda Gates. La fondazione di Gates è infatti il secondo donatore dell'organizzazione, subito dopo il governo degli Stati Uniti. La Fondazione Gates contribuisce da sola più di Australia, Canada, Francia, Germania, Regno Unito e Italia messi assieme. Inoltre, l'attuale direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, non è affatto un medico, ma il controverso ex ministro della Sanità dell'Etiopia, che fu accusato di aver coperto 3 focolai di colera nel paese durante il suo mandato. Prima di entrare a far parte dell'OMS, è stato presidente del fondo globale fondato da Gates per combattere l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, e sedette nel consiglio di amministrazione di Gavi, Alleanza per i Vaccini e la Stop TB Partnership, tutte organizzazioni finanziate da Gates.
L'attuale serie di blocchi e ordini restrittivi nei paesi occidentali è stata emanata sulla base di allarmanti modelli statistici che predicevano milioni di morti. In particolare il lavoro di due gruppi di ricerca è stato cruciale nell'elaborare questi modelli statistici e nel plasmare quindi le decisioni dei governi di tutto il mondo di implementare blocchi e quarantene. Il primo gruppo in questione è il team di ricerca sul Covid-19 dell'Imperial College di Londra e il secondo gruppo è l'Istituto per la valutazione e le metriche della salute di Washington. Entrambi questi gruppi di ricerca avevano largamente sovrastimato il numero di vittime da coronavirus ed hanno in seguito corretto al ribasso le loro stime. Non sorprende che la Fondazione Gates abbia iniettato ingenti somme di denaro in entrambi i gruppi di ricerca. Solo quest'anno la Gates Foundation ha già donato 79 milioni di dollari all'Imperial College e nel 2017 la fondazione annunciò un investimento di 279 milioni di dollari al gruppo americano. Grazie alla portata delle relazioni economiche della fondazione Bill e Melinda Gates con ogni attore della sanità mondiale, non sorprende che la fondazione sia stata intimamente coinvolta in ogni fase dell'attuale pandemia. In effetti, Gates ha semplicemente usato la ricchezza derivante dal suo monopolio nel mercato del software per ricavarsi una posizione analoga anche nel mondo della sanità mondiale. L'intero processo è stato coperto sotto il mantello della filantropia e della beneficenza, ma la fondazione non è affatto strutturata come un'impresa benefica. Invece mantiene una doppia struttura. La Bill e Melinda Gates Foundation distribuisce il denaro ai beneficiari, ma una entità separata, la Bill e Melinda Gates Foundation Trust, gestisce gli asset in dotazione. Queste due entità hanno spesso interessi sovrapposti e, come è stato notato molte volte in passato, sovvenzioni concesse dalla fondazione spesso avvantaggiano direttamente il valore del patrimonio del trust. La fondazione benefica di Bill Gates e di sua moglie Melinda è oggetto di pesanti critiche a seguito della notizia che ha aumentato le sue partecipazioni nella multinazionale dell'agroindustria Monsanto. I critici affermano che l'investimento in Monsanto contraddice l'impegno dichiarato della fondazione di aiutare gli agricoltori e lo sviluppo sostenibile in Africa. Lo studio del Global Justice Now dipinge un quadro molto severo della Fondazione Gates, in parte come espressione del desiderio di aziende americane di trarre profitto dall'Africa ed in parte per le drammatiche conseguenze delle sue azioni. Potresti avere un caso in cui la ricerca iniziale viene svolta da un istituto finanziato da Gates. Poi il mezzo di informazione che riporta come venga condotta la ricerca è un giornale finanziato da Gates o forse un singolo giornalista finanziato da Gates. E infine il progetto è attuato più ampiamente da una ONG finanziata da Gates. Come vedi, ci sono alcuni circoli molto viziosi qui. È giusto che i contadini in miseria debbano indebitarsi per usare i prodotti chimici o fertilizzanti forniti da imprese legate alla benefica fondazione di Bill Gates? Questo non è un conflitto di interessi teorico. Ma Gates è ritenuto un eroe per aver donato alla sua stessa fondazione 35,8 miliardi di azioni della sua Microsoft. Curiosamente, nel corso del suo decennio dei vaccini, il patrimonio netto di Gates è effettivamente raddoppiato, da 54 a 103 miliardi di dollari. Bill Gates ha usato il suo impero del software per costruire un impero globale sulla sanità, sullo sviluppo e sull'istruzione, influendo sulla direzione degli investimenti e della ricerca per garantire mercati aperti per i vaccini e altri prodotti di immunizzazione. E ha fatto ciò propagando l'immagine di un anziano benefattore che restituisce generosamente la sua ricchezza al prossimo. Questo ci riporta alla domanda: chi è davvero Bill Gates? Quali interessi lo guidano? Cosa motiva le sue decisioni? Queste non sono domande accademiche. Le decisioni di Bill Gates controllano flussi di miliardi di dollari, costituendo partnership internazionali e perseguendo programmi di ampia portata per assicurare la creazione di mercati aperti per le multinazionali farmaceutiche. E ora, come stiamo vedendo, le sue decisioni stanno plasmando l'intera risposta globale alla pandemia di coronavirus.
10 miliardi di dollari. Ci dica qualcosa della dimensione di questo progetto. Questo è di gran lunga il più grande impegno della Fondazione, giusto? Esatto, abbiamo speso molto per i vaccini. Con questo impegno verranno salvate oltre 8 milioni di vite. Questo è uno dei modi più efficaci per migliorare drasticamente la salute nei paesi più poveri. Dati i notevoli investimenti fatti finora, non sorprende che sin dall'inizio della crisi del coronavirus Bill Gates è stato irremovibile sul fatto che il mondo non tornerà alla normalità fino a quando non verrà sviluppato un vaccino. Avremo questo periodo intermedio di apertura parziale e non torneremo alla normalità fin quando non avremo un ottimo vaccino per tutto il mondo. Il vaccino è fondamentale perché, fino a quando non lo avremo, le cose non ritorneranno davvero alla normalità. Ma il rischio di una ricaduta ci sarà sempre, fin quando non avremo una vaccinazione molto vasta. Non torneremo alla normalità fino a quando non avremo un vaccino fenomenale o una terapia che ha un'efficacia superiore al 95%. E quindi dobbiamo presumere che ci vorranno quasi 18 mesi. E poi la soluzione finale, in 1 o 2 anni a venire, è il vaccino. Direi che non è difficile immaginare quale fosse l'argomento affrontato da Bill Gates nella famosa telefonata al nostro Presidente del Consiglio. In Italia, come in molti altri paesi, i capi di Stato, i ministri della salute e quindi i telegiornali stanno ripetendo diligentemente la dichiarazione di Gates sulla assoluta necessità di un vaccino. Ma Bill Gates non è stato eletto da nessuno e non ha nessuna formazione o qualifica medica. Un vaccino realizzato in tempi ristretti e messo sul mercato seguendo un iter di sperimentazione abbreviato per essere somministrato ad adulti, bambini, donne in gravidanza, neonati ed anziani sarebbe in qualsiasi altra situazione impensabile. Suggerire che un tale vaccino debba essere somministrato all'intero pianeta sarebbe stato considerato una follia solo pochi mesi fa. Ma ora al pubblico viene chiesto di accettare questa situazione senza nutrire il minimo dubbio. Anche lo stesso Gates riconosce i rischi di un simile progetto, ma la sua preoccupazione non è per le vite che saranno irrevocabilmente modificate nel caso in cui i vaccini causino danni alla popolazione. No, invece è più preoccupato che alle compagnie farmaceutiche venga data l'immunità legale per eventuali danni. Se abbiamo, diciamo, un effetto collaterale su 10.000, che in realtà è molto di più, diciamo uno su 700.000, ma comunque ci saranno persone che ne soffriranno. Quindi immagina la sicurezza su scala mondiale per tutte le fasce d'età, donne in gravidanza, maschi, femmine, persone denutrite, persone malate. È molto, molto difficile. E quindi per poter dire, ok, diamo questo vaccino a tutto il mondo, è necessario che i governi siano coinvolti, perché ci sono rischi e dovranno essere pagati degli indennizzi che devono essere prima stabiliti. Ma vediamo cosa ha fatto negli scorsi anni Gates attraverso le sue fondazioni. Prendiamo ad esempio il suo progetto in India, finanziato con 3,6 milioni di dollari per la somministrazione di vaccini contro il virus del papilloma umano. Secondo un'indagine del governo indiano, sono stati violati i diritti umani dei partecipanti allo studio, in particolare con gravi violazioni delle regole del consenso informato e la mancata segnalazione degli eventi avversi provocati dal vaccino. Dopo la morte di 7 ragazze coinvolte in questo studio, un'indagine parlamentare ha concluso che il gruppo finanziato da Gates ha fatto pressione al fine di garantire mercati aperti per la GlaxoSmithKline e la Merck, i produttori dei vaccini Gardasil e Cervarix, che erano stati generosamente donati per lo studio in questione. Sempre in India si contano oltre 490.000 giovani che tra il 2000 e il 2017 hanno sviluppato paralisi a seguito del vaccino orale per la polio sviluppato e promosso da una delle iniziative di Bill Gates. Sì, hai capito bene, quasi 500.000 di ragazzi sono paralizzati oggi. A questo proposito, Samiran Nundi, il caporedattore del Giornale Nazionale di Medicina Indiana, ha dichiarato: questo è un palese caso in cui gli indiani sono stati usati come cavie da laboratorio.
Per queste ed altre iniziative sfortunate, l'organizzazione di Bill Gates è stata messa alla porta e non ha più accesso al mercato indiano. C'è poi una lunga lista di iniziative di vaccinazioni più o meno sperimentali in Africa che hanno avuto conseguenze drammatiche per chi vi è stato sottoposto. Quindi, se questo è il curriculum del dottor Gates, siamo proprio sicuri che sia lui la persona giusta per prendere questo genere di decisioni o anche solo per fare pressione sulla classe politica in tal senso? E infine, la domanda per tu che hai guardato questo video è: chi è Bill Gates oggi? È ancora lo stesso spietato monopolista che vuole solo più denaro e più potere? O forse è cambiato ed è diventato un benefattore che vuole davvero salvare la tua vita? Scrivi qui sotto nei commenti la tua risposta a questa cruciale domanda, perché sono davvero curioso di sapere cosa ne pensi. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia quel bottone ed iscriviti al canale. Al prossimo video di Ulisse, la tua guida nel mondo.